Per acquistare crediti FIFA 16 ti consiglio EG Vault, il sito con la consegna più veloce al mondo. Non ci credi? Acquista e vedrai, i prezzi sono ottimi. Basta l'iscrizione per il link e il codice sconto del 6%. Voi non avete davvero idea di quanto sia difficile fare questo video. Le ho cambiate un po' tutte, ho registrato un video qui, 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 ma non so più dove andare. Questo perché ogni tipologia di video che ho girato mi occorreva qualcosa di diverso. La carriera alla PlayStation, top 11 nel cellulare, questo video il computer, insomma sto impazzendo. Però non posso fermarmi, ho già preso qualche giorno di vacanza e adesso devo riportare qualche contenuto sul canale. Perché sennò poi mi abbandonate e non tornate mai più. E sera sono appena tornato a casa e per tornato a casa è difficile. Perché sto girando praticamente tutte le mie Romagne, quindi ho la mia casa che è a casa e adesso sono a casa al mare, che non è la mia casa ma è in affitto, e sto andando in altre case, in altri mari per fare altri giorni, una cagata pazzesca. Però sì, sono tornato nella mia dimora, nella mia base del mare, degli idi, degli estensi, e dopo 4 giorni che non ho registrato e non ho montato video si stava così bene. Però ho detto, i miei ragazzi sentiranno sicuramente la mia mancanza, e io, se devo dire la verità, la vostra l'ho sentita, anche se ho fatto uscire comunque un video che avevo preparato per precedentemente. Però oggi è il giorno dopo Ferragosto, è il 16 d'agosto e 4 giorni e inizia la Serie A. La prima partita sarà Juventus-Fiorentina e iniziamo subito col botto, lo sapete, sono un tifoso della Juve e Juventus-Fiorentina è una partita di cartello assoluto e quindi iniziamo anche a parlare di fantacalcio. In tantissimi però mi state chiedendo dov'è il calciomercato del Torino e della Lazio, e qui ragazzi devo fare un mia colpa incredibile. Anche quest'anno non sono riuscito a fare tutta la Serie A, ma mi vola via il tempo, che è una cosa incredibile. E sì che sono anche abbastanza organizzato di recente, però non ce la faccio proprio. Anche se un pagellone generale su tutte e 20 le squadre di Serie A lo porterò assolutamente. Però dai, sono migliorato, l'anno scorso ne ho fatte molto meno. Il prossimo anno sarà quello decisivo. Come vi ho già detto, quindi adesso parliamo di fantacalcio, e dato che le mie aste, dato che io faccio 3 fantacalci, non sono ancora iniziate perché aspettiamo il 31 d'agosto la chiusura ufficiale del calciomercato, vi faccio vedere quello che ho creato sul sito della Gazzetta, su Magic Più 3. È ufficiale, sul mio canale tornerà la sede del fantacalcio. Io vorrei fare 38 giornate. Ovviamente non sarà possibile per causa degli impegni infrasettimanali, quindi un tour in settimana di campionato, ma proverò a portarne il più possibile. Sì, adesso inizio il video, avevo voglia di parlarvi perché se devo dire la verità è da un po' che ho perso questa cosa del parlare con il mio pubblico. Cioè io faccio molto valere il mio personaggio, faccio valere il mio personaggio nelle partite di FIFA, faccio valere il mio personaggio quando parlo di calcio, ma così parlata a cuore aperto, una specie di vlog, è da tanto che non lo faccio e mi mancava. Insomma, ormai è tanto che faccio YouTube e un po' nella mia vita ci siete entrati, quindi mi piace chiacchierare con la telecamera sapendo che poi vi interesserà quello che dico. Non l'ho mai detto, ma è stato un periodo difficile della mia vita per un po' di tempo questa parte, lo è ancora tuttora per un po', e devo dire che YouTube mi ha aiutato tanto e mi ha fatto piacere questa cosa, sono contento. Questa, ragazzi, è la squadra che ho deciso di fare per la prima giornata di Serie A, anzi questa è la squadra che ho deciso di schierare per la prima giornata di Serie A, e è la squadra che ho costruito per tutta la stagione che sta per iniziare per quanto riguarda Magic più 3. Buffon in porta è una linea 4 perché Magic più 3 utilizza il modificatore di difesa e quindi ho investito veramente tanto sui difensori. Alex Sandro, Florenzi, soprattutto Florenzi, perché ragazzi Florenzi sarà un must quest'anno al fantacalcio, schierabile come difensore e giocherà tutti i ruoli tranne il terzino, con Gonzalo Rodriguez e Bonucci che sono garanzie di bonus e ottimi voti, e inoltre Buffon è difficile che prenda gol, quindi credo di andare a modificatore un po' tutte le giornate. A centrocampo invece ho puntato fortissimo su Nainggolan perché secondo me quest'anno farà una caterva di gol, secondo me giocherà molto molto avanzato in questa Roma di Spalletti e secondo me farà benissimo. Hamsik, mare chiaro, insomma è tornato Hamsik, esclusa la parentesi Benitez. Dicevamo, esclusa la parentesi Benitez, che l'ha fatto un attimo involvere, l'ha fatto diventare un giocatore strano, non il solito Hamsik che eravamo abituati. L'anno scorso ha fatto benissimo e quest'anno senza Wim farà ancora meglio, e chissà, magari i rigori li tirerà lui invece che Insigne. E Kučka, perché mi piace tanto, mi ha stupito tantissimo l'anno scorso e credo che quest'anno possa fare addirittura meglio. E poi ho scelto un attacco un po' particolare, volevo un nome su tutti, un nome caldo, un nome che magari in tanti non si aspettavano, ma quel Maurizio Icardi secondo me quest'anno farà macelli, farà faville, farà il disastro. Quindi Icardi è stato il nome da cui sono partito, il nome su cui ho voluto costruire la squadra. E poi gli ho affiancato 2 giocatori che secondo me faranno molto bene. Dybala, perché secondo me sarà lui il giocatore che batterà i rigori nella Juve, i calci piazzati,
a partire da sinistra, gli angoli se li dividerà con Pjanic, che però non ho inserito all'interno della rosa perché costava tanto, e il suo ruolo arretrato, dato che per quanto mi riguarda credo che giocherà davanti alla difesa, mi ha fatto un po' storcere il naso, quindi ho deciso di puntare sull'altro tiratore di calci piazzati, che è appunto Dybala, che secondo me qualche gol lo farà, dato che l'anno scorso ha fatto una ventina di gol in campionato, quest'anno potrà ripetersi assolutamente. E Belotti, perché Belotti potrebbe essere la grande sorpresa, la grande rivelazione, il gallo che fa così. L'anno scorso ne ha fatti tanti, ragazzi, si è svegliato a metà campionato dopo l'addio di Quagliarella e si è preso il Torino sulle spalle, tutti si aspettavano Immobile, il ritorno di Immobile, e invece il gallo Belotti ha fatto vedere che è lui il futuro del Toro. Immobile non c'è più, si giocherà con un attacco a tre con gli Aic e Iago Falche, e penso che potrà fare solo bene, anche perché Mihajlovic esalterà sicuramente le sue caratteristiche. E poi una panchina un po' strana, un po' particolare, perché ho tenuto il blocco della Juventus, quindi con Neto e Audero, insomma quando non gioca Buffon gioca gli altri. E poi in difesa ho puntato su Astori come unico titolare a parte gli altri quattro. Perché questo? Perché la mia idea è appunto giocare con il 4-3-3, e comunque Astori e Rodriguez dovrebbero essere i due centrali difensivi titolari della Fiorentina. Quando non sarà possibile giocare con la difesa 4, quindi magari in caso di squalifica di due giocatori, andrò a giocare con il 3-5-2, con il 3-4-3, quello che vedrà. E infatti, come potete vedere, gli altri due difensori sono Zanone e Adiapong, che probabilmente non giocheranno mai. Invece centrocampo la questione si fa interessante, perché oltre ai tre titolari ho comprato Badei, che secondo me sarà titolarissimo in questa Fiorentina, Lemina, che segnatelo, potrebbe essere una sorpresa, partito Pogba, con Marchisio non ancora disponibile, con Khedira con dei problemi fisici, Lemina potrebbe essere il nome nuovo, il nome fresco, che magari arriverà dal mercato assolutamente, ma in casa Lemina c'è, la Juventus ha rifiutato offerte importanti e il ragazzo ha qualità per fare molto bene, e Taider, che secondo me farà un'altra gran stagione, magari l'anno scorso non l'ha fatta così positiva, ma quest'anno partendo dall'inizio con Danadoni, dopo un anno di progetto, un anno di lavoro insieme, sicuramente è un titolare inamovibile nel centrocampo del Bologna, e penso che potrà far bene. Comunque l'ultima scelta che ho a centrocampo, dato che comunque gli altri tre titolari più Badei e Lemina mi garantiscono qualcosina in più. Gli altri due centrocampisti sono Picchi e Di Livio, che è il figlio di Angioletto, credo, e li ho comprati proprio perché erano uno per finire il reparto. E poi mi direte, ma Foolish, ma lo Faso e Negro? Chi sono? Perché li hai comprati? Giustamente mi verrebbe da dire. Vi spiego un attimo come funziona. Per esempio, io ho schierato questo 4-3-3. Nel momento in cui magari nella prima giornata di campionato uno tra Dybala, Icardi e Belotti, mettiamo il caso che Belotti non giocherà perché è raffreddore o comunque non convocato, non si sa perché, Belotti non gioca, dite voi, dovrebbe entrarti Lo Faso, che però Lo Faso non giocherà, e quindi dovrebbe entrarti Negro, ma Negro non giocherà perché comunque chi sono, da dove vengano fuori, e quindi giochi in un in meno. No, assolutamente no, non funziona così. Belotti sarà sostituito, sì, ma dal primo giocatore all'interno della panchina, quindi Neto no, Audero no, perché non sono giocatori di movimento. Il primo è Daniele Astori, che però si chiama Davide, però ok. E quindi la mia squadra si schiererà con un 5-3-2. Certo, non bellissimo, però succede. Sono abbastanza convinto comunque che Dybala, Icardi e Belotti giocheranno. Se avessi avuto Badei al posto di Astori, quindi prima Badei e poi Astori all'interno della panchina, la mia squadra sarebbe diventata un 4-4-2. Insomma, capite bene quindi che ho praticamente gli 11 titolari, più, va bene, i due portieri di riserva, che sono praticamente titolari, perché sappiamo benissimo che quando non giocherà Buffon giocherà un altro dei due, che quindi diventerà titolare al 100%, più Astori, Badei, Lemina e Taider pronti ad entrare. Quindi 10 giocatori in movimento più 4 sostituzioni, quindi 14 giocatori. E la cosa bella è che potrò anche implementare, potrò andare sul mercato per comprare altri giocatori, perché comunque ho ancora 10 cambi disponibili. E qualche nome ce l'ho, perché mi piacerebbe comprare Isla, che è andato al Cagliari, il talismano Padoin, sempre al Cagliari, perché secondo me il Cagliari farà una bella annata quest'anno e sono giocatori che non costano tanto e sono titolari. Insomma, come potete vedere, sembra una squadra fatta male perché non hai tanti titolari, perché i vari Zanon, Adiapon, Picchi, di Livio, Lo Faso e Negro non giocheranno mai una partita in Serie A. E invece, come vi ho spiegato, è una squadra solida, una squadra che comunque non rischierà mai di giocare in 10, o se rischierà di giocare in 10, magari perché le probabili formazioni, le squalifiche, gli infortuni o qualsiasi altra cosa che potrebbe far saltare una partita a un giocatore, potrò benissimo andare sul mercato, fare qualche cambio e mettere giù il giocatore. Il mercato è aperto tutto l'anno, poi ci sono dei cambi extra, dei crediti extra che ti vengono immessi all'interno del tuo account ogni tot giornate. Se andate a leggere il regolamento vedrete che è già tutto spiegato nei minimi dettagli, e magari qualche altro giocatore che deve ancora arrivare entro il 31 di agosto, o comunque giocatori che cambieranno maglia, Matri è un altro nome che mi piacerebbe prendere perché secondo me Matri al Sassuolo farà molto bene, potremmo mettere all'interno della nostra rosa senza alcun problema. E questi, ragazzi, era un po' quello che volevo farvi vedere della mia rosa del fantacalcio di Magic Q3. Fatemi sapere se anche voi giocate a Magic Q3, scrivetemi qui sotto nei commenti le vostre formazioni o comunque le formazioni che avete creato nel fantacalcio con i vostri amici, e iniziamo a respirare quest'area di Serie A
hai. Io adesso finisco di rilassarmi qua al mare, questo weekend dovrebbe essere l'ultimo, poi da lunedì dovrò tornare a casa, dovrò iniziare a fare tutte le mie cose, però questi video sono un po' più soft, un po' più rilassati, perché come potete vedere anch'io mi sto rilassando abbastanza. Sono qui sul mio balcone con il mio cane lì che dorme, con questa arietta, con questa voglia di parlare di voi, con voi di calcio. Non riesco neanche più a scandire le parole correttamente perché sono un po' stanco, però ci sta, sono abbastanza rilassato e mi serve questa cosa, quindi ne sono felice. E ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto, se è così mi invito a mettere un pugno di pollice e iscrivervi al mio canale qualora non l'aveste ancora fatto. Noi ci vediamo in un prossimo video che arriva molto presto. Ciao ragazzi, dritto per dritto, e se non ci vediamo prima, buona Serie A.